Buonasera a tutti, sono Roberto Espa, del gruppo dell'Associazione Italiana Piante Carnivore di Brescia e assieme a tutti i ragazzi di Brescia siamo orgogliosi di avere qua la nostra amica Rita Corino, diciamo una... una carissima amica da tantissimo tempo, coltivatrice. Posso dire che nel suo palmarès ci sono cose infinite relative alle piante carnivore. È stata presidente dell'associazione per qualche anno, la prima presidente donna, orgoglio, è stata bibliotecaria, secondo me quello è stato forse il ruolo più bello in associazione. Oltretutto ha una bellissima collezione riconosciuta dalla Società Botanica Italiana e non solo come collezione nazionale, e effettivamente nella sua collezione potete trovare di tutto a prezzi molto. Allora, stasera si parlerà delle piante carnivore e dei relativi commensali. Nel testo, nel titolo che è stato fornito, praticamente non sempre gli animali sono prede, ma come vedremo, ci sono delle situazioni, esatto, dei connubi molto carini, di cui appunto ci parlerà Rita. Lascio subito la parola a lei perché sicuramente più interessante. Grazie mille per essere ascoltarmi questa sera, è un immenso piacere essere qui, soprattutto per la grande amicizia che mi lega a questi bresciani. E appunto, come ha detto Roberto, quello di cui vi racconterò questa sera, ed è la prima volta che la presento, quindi vi chiedo perdono se farò qualche strafalcione, e il fatto che le nostre piante carnivore comunque convivono anche con gli animali, quindi non sempre gli animali sono preda delle piante carnivore, ma come ho detto prima Roberto, esistono delle convivenze veramente molto felici, finché morte non ci separi. Come vado avanti? Sono ora di informatica. Grazie. Per introdurre questo discorso mi sono documentata anche io tra le differenze che esistono tra, dal punto di vista biologico, tra due esseri viventi che convivono, quindi diciamo noi in termini un po' più buffo, ma dal punto di vista biologico esistono delle definizioni ben precise. Quelle di cui io parlerò oggi sono commensalismo e mutualismo. Un elemento è la pianta carnivora, l'altra specie è uno dei tanti animali che ci convivono. Il commensalismo, ho studiato, che prevede che due esseri viventi, appartenenti ovviamente a specie diverse, beneficino o del nutrimento o degli scarti di una delle due specie, senza però causare danni o sofferenze alla pianta o all'animale che ospita il commensale. Mentre il mutualismo si ha quando due esseri viventi, quindi due differenti specie, vivono in una simbiosi che dà vantaggio ad entrambe le specie. Quindi commensalismo si ha nel nostro caso quando animali si nutrono di qualcosa che tra virgolette appartiene alla nostra pianta carnivora, mutualismo è quando l'una e l'altra ne beneficiano. Nel caso delle piante carnivore che vado a presentare, la maggior parte delle situazioni sono mutualismi, perché con le nostre piante carnivore, gli animali che andremo ad affrontare nelle prossime slide, si nutrono delle prede delle piante carnivore, quindi pare che sottraggano qualcosa alle nostre piante, ma in realtà con le loro deiezioni vanno a fertilizzare la pianta carnivora, che come avrete spesso raccontato tante volte, in coltivazione categorico non va mai concimata, giusto?
Invece in questo caso la deiezione animale all'interno della trappola diventa una concimazione autorizzata e permessa, che dà grandi vantaggi alle piante carnivore che ospitano animali. La prima pianta carnivora di cui vi voglio parlare appartiene al genere delle Nepenthes. Prima ho chiesto quanti non carnivori ci fossero tra di voi per capire quanto soffermarmi sull'introduzione di una pianta e quanto sorvolare. Ditemi un po' voi quanto è ragionevole approfondire o per non annoiarmi, non farmi veramente addormentare. Conoscete tutti le Nepenthes? Avete presente delle piante tipo queste? Sono specie tropicale, vivono sulla fascia tropicale. Che sono in vendita anche abbastanza frequentemente nei garden. Ok, hanno questa trappola che viene chiamata scilio, è quella che si trova al fondo della foglia. Ci terrei che Roberto mi indicasse quello che per me è molto importante nella prossima chiacchierata, che è il viticcio. Che è questo? Quello. Esatto, che è quella parte che collega la trappola alla foglia della Nepenthes. Fantastico, c'è anche il velino. Ok. La Nepenthes, come tutte le piante da ciglio, i ragazzi che tutte le piante carnivore, la Spina cefalotus, di Saracenia, hanno un opercolo che è questa struttura. Grazie Roberto, fantastico. Hanno un opercolo. Il coperchio. Esatto. Lo vedete indicato con la lettera. Io vi sto impallando, con la lettera A. Lo vedete indicato con la lettera A nel disegno sulla slide. Questo opercolo secerne dei nettari dolciastri grazie a ghiandole presenti proprio sull'opercolo stesso e anche poi sull'imboccatura della trappola, dove attira sia le prede che i nostri commensali, che sono il soggetto di oggi. L'apertura della trappola, come sapete, sulla parte che viene indicata con la lettera B, è estremamente liscia. Una preda arriva tendenzialmente in volo, crede di appoggiarsi per potersi nutrire, in realtà è molto liscia e tende a cadere all'interno. All'interno della trappola è presente un'area indicata con la lettera C, ricca di peli irti verso il basso, che impediscono a un insetto, una qualunque preda, di riuscire ad arrampicarsi per tentare di fuggire. Io faccio sempre il paragone che è un po' come se noi scalassimo una montagna ricca di lunghi chiodi rivolti verso il basso, non riusciremmo comunque a risalire. Infine, a fondo della trappola sono presenti ghiandole che producono enzimi digestivi, eventualmente anche del liquido che potrebbe essere acqua, perché vedete questa trappola ha un opercolo molto aperto, sta tendenzialmente in verticale e vi ricordo che questa è una trappola passiva, quindi l'opercolo non si chiude al passaggio dell'insetto. Una trappola come questa in natura permetterebbe l'ingresso dell'acqua piovana dentro la trappola. Come abbiamo anticipato un attimo fa, sono piante di origine tropicale, soprattutto nella zona, quella che ovviamente vedete evidenziata in rosso, relativa al Borneo, Sulawesi, le Filippine e parte del continente asiatico e in Madagascar. Tendenzialmente questa è la grande, un pezzetto di Australia, lo Sri Lanka, non perché ci lavora il nostro amico di Borneo, ma perché è andato lo Sri Lanka in natura. Quindi capite che una pianta, dovessimo poi coltivarla, ha bisogno di una particolare esigenza per noi che siamo in Italia. Io quasi non coltivo Nepenthes, proprio per le difficoltà di doverle coltivare in terrario, crescono molto, a un certo punto mi crescevano gli ascidi a forma di scatola all'interno dei terrari e quindi ho in parte un po' rinunciato. Ma è un peccato perché sono un genere con una varietà fantastica. Ho visto lui muovere il braccio, so che non vuole farmi una domanda. Di solito introduco le mie conferenze, cioè vi prego, interrompetemi in qualunque momento. Quindi se io non mi spiego bene, ho delle curiosità. Io molto limito per te. Perfetto, però mi hai fatto ricordare che non sono stata così gentile da ricordare ogni volta che interrompete, mi fa piacere chiacchierare. Daniele, vuoi chiedere qualcosa? Hai fatto così? Perfetto. Allora, avete introdotto il genere Nepenthes, primo commensalismo che vi racconto è quello tra la Nepenthes ampullaria, quindi la specie ampullaria, e il Geosesarum. Il Geosesarum è un piccolo granchio che vedete accucciato all'interno della trappola della Nepenthes alla nostra destra. La Nepenthes ampullaria è quella che vedete sulla sinistra, si chiama proprio ampullaria perché i suoi ascidi hanno proprio la forma
di una delicata ampolla. Faccio così con le mani, ma in realtà le dimensioni sono molto più piccole. Una trappola abbastanza grande va dagli 8 cm di altezza per 5 di larghezza, per cui si parla di una trappolina tipo un bicchierino da liquore. E avete visto come, si può andare indietro, il granchio ci sta proprio stretto stretto, comodo comodo, all'interno della trappola. Questa è una foto fatta da chi per la prima volta ha visto questa, ha scoperto questa convivenza. Sostiene che questo granchio era un gigante tra i granchi di questa specie. Quindi ci sta appena appena, ma in realtà il granchio un pochino più piccolo ci sta un pochino più comodo nella trappola di Ambullaria. L'Ambullaria è una pianta carnivora abbastanza particolare, perché pare che si stia allontanando dal concetto di carnivoria. Si allontana dal concetto di carnivoria perché vedete che l'opercolo è quasi inesistente. L'imboccatura dell'ascidio è orizzontale, aperto alla pioggia e aperto alle foglie che cadono. Vi ricordo che siamo alla base, siamo alla base della foresta tropicale, quindi cadono continuamente foglie secche, quindi foglie che si staccano dai grandi alberi. Pare che la pianta sampullaria si stia orientando a quella che si chiama un tipo di nutrimento, se si può dire, che si chiama detritivoria, quindi si nutre di detriti. Perché è importante per il nostro granchio? Perché questo granchio è un granchio che va alla ricerca di acque fresche. La Nepenthes ampullaria è una Nepenthes che tende a crescere al suolo, fa dei tappeti al suolo, siamo sotto la foresta tropicale, quindi non arriva al sole diretto, ci piove dentro, quindi diventano delle piccole piscine non esageratamente calde. L'acqua serve all'ampullaria per far marcire e decomporre le foglie che cadono dagli alberi. Il granchio va proprio alla ricerca di quelle situazioni. Quindi, Igiosesarna di due specie, Malayana e Perrace, vivono in queste foreste del Borneo umide e ombreggiate e vengono anche chiamate, come anticipavo prima, a causa delle cerche di acque fresche, fresh crab, fresh water crab. Crab vuol dire granchio in inglese, fresh water, acqua fresca. E che cosa fa il granchietto? Si piazza dentro l'ampullaria, comodo comodo, con la sua boccuccia verso l'apertura dell'ascidio e approfitta del fatto che la trappola attiri degli insetti, e lui quando arriva l'insetto se lo mangia e quindi in qualche modo ruba la preda alla pianta carnivora. Inoltre, la trappola è anche un bel ambiente per nascondersi dai predatori. Di conseguenza, il granchietto lì, comodo comodo, accucciato, sembra dentro un ovetto. Naturalmente, il granchio cosa fa? Farà i suoi bisogni. Di conseguenza, le deiezioni che il granchio fa all'interno della pianta carnivora concimano la pianta stessa. Domande? Vado avanti, mi sono spiegata in maniera abbastanza chiara per tutti. Okay. Quando volete degli approfondimenti sulla pianta carnivora, ne parliamo. Il secondo commensalismo di cui vi voglio parlare è quello tra una specie particolare di Nepenthes, che è Nepenthes hemsleyana, e un piccolo pipistrello. Lascio leggere voi il nome della specie di pipistrello, che secondo me è impronunciabile. Si tratta di un piccolissimo pipistrello di dimensioni di 5-6 cm, naturalmente originario del Borneo, come sono della fascia del Borneo, come sono un po' tutte le nostre Nepenthes. Questo piccolo pipistrello trova spesso durante il giorno ospitalità all'interno della trappola della Nepenthes. Come abbiamo già detto prima, per il granchio, dentro la trappola il pipistrello è protetto, ci si piazza durante il giorno, è protetto dai suoi predatori, anziché dormire attaccato a un albero, dorme in questa sorta di cuccia, di cameretta che è l'ascidio, quasi nessuno può vederlo. E naturalmente, nuovamente, quando una Nepenthes attira gli insetti, l'insetto anziché entrare nella Nepenthes entra nella bocca del pipistrello. Come detto prima, anche il pipistrello farà le sue deiezioni e le deiezioni concimano la Nepenthes. Nel caso del pipistrello è molto interessante perché pare che questo pipistrello, sapete che i pipistrelli si muovono grazie alle onde sonore, messe al ritorno del becco delle onde sonore,
che emetta un'onda sonora proprio alla ricerca di questa specie di Nepenthes. Quindi vada proprio alla ricerca di questa specie e non degli ascidi di specie diverse. Raramente vi farò vedere una foto, e ho ospitato anche delle altre trappole, ma la Nepenthes in cui più di frequente è stato trovato questo piccolo pipistrello è proprio questa specie. C'è qualche motivo? Sì, adesso ve lo faccio vedere più avanti. La cosa incredibile, come ho scritto, è che ovviamente noi vediamo qui in foto una trappola di Nepenthes, ma la foresta tropicale è un ambiente fittissimo. Per un pipistrello che usa il sonno, che usa delle onde per muoversi e per vedere, questo va proprio alla ricerca di questa trappola di Nepenthes. Come vi ho detto, il pipistrello ovviamente fa le sue deiezioni. La cosa incredibile è che le deiezioni del pipistrello vanno a fornire il 34% all'incirca dell'azoto assorbito dalla pianta. Se ci pensate vuol dire un terzo della necessità di azoto della pianta, ed è veramente tantissimo. Vuol dire che la rimanenza di azoto arriva per 2/3 da insetti, un terzo dalle deiezioni del pipistrello. Questa immagine mostra una bellissima Nepenthes bicalcarata che si riconosce dai famosi angoledentini. Raramente il pipistrello è stato ritrovato all'interno anche di altre specie, tra cui la Nepenthes bicalcarata. La ragione, Roberto, è questa: che Nepenthes australiana ha questa strozzatura e questa forma, soprattutto nella parte posteriore, che si adatta perfettamente alle forme del pipistrello. Vedete, questa è in controluce e quella è in sezione. Quindi questa Nepenthes ha la forma perfetta, è una culla perfetta per questo piccolo pipistrello. Esatto, una moriforma. Esatto, ricordate che questa Nepenthes avrà un diametro di 3 cm, credo, questa specie di Nepenthes, che è veramente piccolino. E all'interno della gola, della strozzatura, il pipistrello ci si trova alla grande e non va, permettetemi il termine, a pucciare dove ci sono gli enzimi digestivi. Lui si incastra lì e si ferma prima e quindi comunque non fa danni. Avete compreso la motivazione del mutualismo e non del commensalismo? Il pipistrello trova riparo, si nutre, ma con i suoi bisogni fa un gran bene a queste piante, quindi è comunque una doppia convenienza per entrambe le specie. Domande su questo? Ok. Il genere Nepenthes è molto ricco, è l'incubolismo, per cui questo è il motivo per cui ho iniziato con la Nepenthes e ho cominciato anche a descriverla come pianta carnivora. Un'ulteriore convivenza è data dalla Nepenthes bicalcarata, che ricordate è questa, quella con i dentini, e quella è lui, esatto. La Nepenthes bicalcarata è una specie di piccola formica, non voglio dire piccola, di aggressiva e abbastanza grande formica, che è il Camponotus. Il Camponotus, come vedete, trova riparo nel viticcio, quello che ho chiesto prima a Roberto di indicarvi. Quindi quella parte che collega la trappola con la foglia della Nepenthes. Questo è un pezzo di viticcio, che le piante carnivore, vedete, arrotolate in questo modo, che le Nepenthes utilizzano per arrampicarsi sulla vegetazione circostante. Allora, le formiche, come ho scritto, trovano riparo all'interno del viticcio e all'interno del viticcio costruiscono il loro nido. Le formiche si nutrono del nettare prodotto dalla pianta, abbiamo detto prima, sulla parte del peristoma, la parte alta della trappola. Ok. È il nettare che la pianta utilizzerebbe per attirare gli insetti, quindi vanno a nutrirsi di questo nettare, in cambio fanno un ottimo lavoro da maggiordomi, perché le formiche tengono pulita la trappola, l'ascidio, dalle prede marcescenti all'interno della trappola stessa. Come vedete, all'interno della trappola, vi ho detto prima, è presente del liquido, una pozzetta qui nella parte inferiore dell'ascidio. Questa pozzetta è fatta sia di enzimi digestivi,
residui che di acqua, perché comunque anche se questa trappola ha un percolo abbastanza chiuso, siamo nella foresta tropicale, quindi l'umidità è elevatissima, la trappola si arricchisce anche di liquido di acqua al suo interno, esatto. Le formiche sono ottime nuotatrici, non scivolano sulla trappola, i peletti rivolti verso il basso gli fanno un baffo, perché queste si arrampicano senza remore, e cosa fanno? Si buttano dentro l'ascidio, vanno a cercare le prede marcescenti, quindi quelle prede che la trappola ha intrappolato già da parecchio tempo, di cui la pianta si è comunque per lo più nutrita, nuotano, vanno a cercare proprio queste prede per portarle nel loro nido all'interno del viticcio. La distanza che deve percorrere la formica tra prendere la preda, portarsela fuori dalla trappola e portarla nel viticcio, dentro il nido, è un tragitto di circa 5 cm. E le formiche impiegano circa 12 ore per fare questo tragitto. È impressionante, però mi ha impressionato tantissimo quando ho letto questa cosa. Quindi le instancabili formiche si portano in giro le prede. Perché non fanno un danno alla pianta? Perché uno dice, vabbè, io ho la pianta, la nostra pianta dorata, si è catturata l'insetto, ho cominciato a digerirselo, quando è quasi al buono la formica se lo porta via. In realtà la formica lo porta via in un momento veramente particolare, un momento che è prossimo alla marcescenza. La marcescenza andrebbe comunque a compromettere la qualità del liquido presente all'interno della trappola. All'interno del liquido della trappola è presente una microflora, una microfauna utile alla digestione, alla decomposizione degli insetti affinché la pianta ne riassorba i nutrimenti. Quando la formica porta via l'insetto, è a quel punto di marcescenza che andrebbe a danneggiare la microflora e la microfauna del liquido all'interno della trappola, quindi fa un gran bene alla Nepenthes di Calcarata. Posso fare una domanda? Certo. Perché io nella mia Nepenthes, che ce l'ho ai volti del laghetto, se tu guardi gli ascidi sono pieni delle formiche, cioè proprio mi ha portato un nido. E lì a guardare la Calcarata mi domando se queste formiche sono delle formiche particolari, cioè hanno delle zampe un po' particolari per poter superare. Come vedi è una specie molto particolare, quanto noto scientifico. Riescono a nuotare, riescono a superare i peli. In natura e in Borneo si sa di questa specie di formica appartenente a questo genere che vive in stretto rapporto quasi solo con le pente di Calcarata. Sicuramente le formiche di casa nostra sono al 100% un'altra specie. Bisognerebbe capire se rimangono prede, cioè le vedi morte dentro di sì, sì, le vedo, sì. Per le verdure guardate. Io prendo sempre tra le maggiori prede, cammino dei loro. L'anno scorso c'erano gli ascidi, si erano fatti una poltiglia di formiche, cioè non li andavano più. Però vedi, questo io credo sia una situazione di preda della pianta, nel senso che la formica viene sicuramente attirata dal nettare, poi secondo me attirata da ciò che c'è dentro la trappola, dai segni. Esatto. C'è uno studio su Sarracenia, però è un'ipotesi, io non so se voi siete più esperti o altro, che pare che sul nettare prodotto dalle trappole d'acidio sia presente una sostanza narcotizzante, una droga che si chiama conin. Quindi la preda che se ne nutre pare che rimbambisca un po', sia un po' come se fosse ubriaca, e nell'essere ubriaca perde la presa e casca giù. Quindi a capire se la tua specie di Nepenthes fa questa cosa, perché che proprio caschino giù così mi sembra un po' anomalo, a meno che appunto non sia presente questa sostanza. Vedi proprio che girano, poi te cascano giù. O scivolano, ma mi sembra strano che una formica scivoli. Però sono anche lisce con le pareti, dove ci sono questi denti che produce anche il mente. No, io posso confermare comunque, io quando le tenevo l'orto botanico, avevo diverse specie di Nepenthes nella serra, e siccome ci sono dei formicai nella serra, delle solite formiche per piccolini, che non sono camponotti, sono formiche in lato, sono formiche molto comuni, hanno
io praticamente non, consiglio, non davo niente alle pente perché spesso le formiche a sacrificarsi tra virgolette per me. E tutte le pente erano a posto così perché erano talmente tante le formiche che non avevo bisogno di poi dare niente a loro. Però sei d'accordo che questo è un fatto di preda, nel senso che sì, non c'è non è una convivenza. Solo che probabilmente le formiche hanno anche un piccolo vantaggio, perché essendo tantissime, la percentuale di esemplari che muore dentro degli ascivi è abbastanza. È poco rilevante rispetto al beneficio che ne traggono dal nettare che loro succhiano, soprattutto non tanto dalla trappola in sé, ma siccome spesso gli ascidi delle nepente trasudano anche un picciolo di gocce di nettare, le formiche ne sono tantissime, sono attivate, quindi una buona parte, comunque nel nutrimento, una discreta parte finisce. Bisognerebbe poter capire se non sbaglio le formiche forniscono. Questa è una forma dele, se questo non sia dannoso per la pianta. Io non le ho viste partire, il primo tipo di. Come fosse il cefalotto, scusa. Il cefalotto, per esempio, ha la caratteristica di lasciarne scappare tante di formiche, perché è più importante che si creda più la scia sì, che volevo dirti questa cosa, che tu hai detto che è il liquido nettare cola. Alcune specie, non so se questa in maniera ridotta, però è molto carina in alcune nepenthes, c'è proprio una sorta di penuria che fa questo movimento in orizzontale, sì, formando proprio una sorta di scaletta. È una specie di scaletta che viene arricchita col nettare che cola e che dà proprio aiuto agli animali. Le scalette qua sono più sviluppate quando nei lower, negli ascivi. Esatto. Mentre negli altri sono quasi sviluppate. Quindi l'anima sanguigna. Esatto, okay. Perché nei lower in genere sono insetti. Beh, la Miranda per esempio è piena zeppa di quelle goccioline. Sì, camminano, si arrampicano, eccetera, quindi sono un ottimo passaggio per diversi tipi di insetti che sono attirati in qualche modo, in diversi modi da queste, tutte queste gocce di nettare che arrivano anche fino alla superficie superiore della foglia. Quindi come se fosse. No, della foglia proprio, della foglia. Infatti è come se fosse un passaggio dal fusto della pianta fino ad arrivare direttamente alla trappola. Sì, molto affascinante. Ricordate che stiamo parlando di prede, io sto parlando di commensali. Sì, no, ma siccome era dubbio la cosa, io vi direi che le formiche da nostre parti sono solo prede e basta. Sì, anche se comunque traggono un po' di. In casi particolari traggono un po' di beneficio dalla. Ok. Altre domande? Penso che qua ci sia invece una sorta di coevoluzione, cioè una specifica specie di formica Camponotus abbia evoluto, secondo me, tipologie di zampe o che cosa che riescano ad avere una sorta di attrito anche sulle pareti interne della vita grana. Anche il fatto che scendono nel liquido mi ha lasciato molto. Ci muovono. Cioè una formica che ci muota è un po' come parlare, io non so, ma ne ho visti, adesso ci faccio caso moltissimo, tipo i miridi simili a pomeridea che ci sono qua in giro, sono degli insetti che sono uguali a pomeridea qua in giro, ma uguali, il colore delle ali, delle semialite è identico e ovviamente non sono pomeridea. Ok. Molto probabilmente queste formiche basterebbe il fatto che magari abbiano delle zampe lunghe oppure che riescano a fare una sorta di un po' più cerate in modo tale che crei una sorta di tensione superficiale che evitino che rimangano galleggianti, magari quello lì. Anche la formica legionaria molto preda le tattere sui laghetti. Tieni conto che questa proprio si prende la preda e deve essere trascinata. Ma secondo me è una sorta di coevoluzione. Oltretutto questo genere di formiche è stato trovato solo sulle pente di Calcarata, quindi
quindi molto bene la capitale calata ha modificato un po', oppure è un po' più... Beh, vedi che il litigio molto ma probabilmente l'evoluzione è andata a modificarsi a vicenda, in concomitanza. In questa foto si vede un video, quindi si capisce che il viticcio ha una dimensione cava sufficiente per farci stare dentro la formica con il suo viticcio. Che non muore la pianta, e quella è la cosa interessante, un po' come le mie coglie. Però ti ricordo che comunque serve, qua è tagliata in sezione per la foto, ma sarebbe cava. No, cava ti dico, il fatto che sia cava, cioè che comunque... Non è cava perché è estratta dalla formica, ci tengo a sottolineare, è cava di suo, cava di suo naturalmente. Non è la formica che la scava, così. Quindi non è molto grande, nel senso se quella è una formica. Esatto. Però il viticcio di Catarata è molto più ciccioltello, cioè il diametro sarà quasi più doppio. Sarà come qua sotto. Esatto, sì, il doppio del viticcio, sì. Non è molto grande, ma una formica che abbia già un diametro di 1,5 metri, non è una formichina piccolina. Ogni ascidio? È una formica. No, ogni ascidio è una colonia di formiche. Vedi? Eccolo. Ciao Alessandro. Ciao. Vedi che in ogni ascidio vivono tante formiche. L'ho letto, ma non era confermato. Non l'ho letto su un articolo scientifico, non era confermato. Pare che ogni formica, ogni gruppo ascidio abbia la sua regina. La sua ogni ascidio. All'interno di ogni viticcio ci sia la sua regina, però non l'ho letto su un articolo scientifico, l'ho letto nel tempo in giro. Infatti vedi che ci sono le uova. Ok. Poi ho aggiunto una piccola nota in cui questa formica è anche definita molto aggressiva. Le formiche si appostano sotto il bordo dell'ascidio e con la loro aggressività tengono lontani i parassiti della Nepenthes di Calcarata. Infatti la domanda che mi sono fatta è come fa la formica a sapere qual è il parassita della Nepenthes e non una preda, per esempio? E la risposta che mi sono data è proprio questo discorso di coevoluzione, dell'avere vissuto chissà da quanto in coabitazione felice, e questi hanno capito che certi sono parassiti e li tengono lontani. Inoltre, vedete, un ascidio così ricco di formiche non è gradito agli erbivori. Di conseguenza, anche gli erbivori non vanno a mangiarsi la foglia, tra virgolette, comunque la trappola degli Nepenthes. Ma questa, secondo me, è la più spettacolare di queste convivenze, perché ha veramente tantissime caratteristiche. E, come ho detto prima, solo sulle Nepenthes di Calcarata, quasi solo la maggior parte sulle Nepenthes di Calcarata. E si è osservato che specie, cioè esemplari di Nepenthes di Calcarata che ospitano la colonia di formiche, mostra trappole fino a 3 volte più grandi di quelle che non ospitano la colonia di formiche. Perché non è matematico, una Nepenthes la sua con la sua formica. Non è detto che tutte siano colonizzate. Quelle colonizzate hanno appunto ascidi, cioè trappole 3 volte più grandi e crescono fino a 20 metri, che non è poco. È una bella lunghezza. Volete farmi domande su questo tipo di mutualismo? Aggiungo sulla Nepenthes qualche curiosità. Questa è Nepenthes lowi, viene anche definita bicipero di uccelli. In questo caso è bicipero un piccolo roditore, il quale si nutre del nettare presente sull'opercolo e sull'apertura dell'ascidio. Guardate la posizione, è perfetta. E comunque ogni tanto farà anche lui i suoi bisognini. Naturalmente questa è una situazione di passaggio, ok? Il roditore non vive all'interno della trappola come il pipistrello, né in qualche altra forma vive e convive con la pianta. È una situazione di passaggio di tanti roditori e di tanti uccelli. Posso dire una cosa? Non è un roditore, è una proscimmia. È una scimmia? È una proscimmia, sì. Grazie. È un lemur. Sì, la scimmia primitiva. Grazie mille per la domanda. Grazie. Sempre lui. Quello invece no. Questo è il mio. Quindi la coda. È vero, guarda la differenza della coda. Grazie. Vale il muso più che altro. Per poi bisogna separare anche le manine. Qui sono la scimmia. Grazie mille. Grazie, mi fa piacere quello che hai detto. Vabbè.
Vabbè, anche qui, questo è un piccolo roditore, anche lui, questo elemento sarà già, mangia il nettare e è la posizione perfetta per i suoi bisogni. Una curiosità che ho voluto inserire, non c'entra niente con gli animali, è che le popolazioni del Borneo utilizzano gli acidi di Nepenthes per cuocerci il riso al vapore. Quindi gli umani mangiano il riso cotto all'interno delle trappole di Nepenthes. Quello che mi ha stupito, ho cercato un po' di informazioni e tutto, non ho letto da nessuna parte di strategie usate perché gli insetti non vadano dentro le trappole di Nepenthes. Ad esempio, negli Stati Uniti le saracene e le eucofille vengono usate come piante ornamentali per i bouquet, e so che si mettono batuffoli di cotone per evitare che c'entrino dentro gli insetti, danneggiando in qualche modo la foglia, la bellezza della foglia. Quindi non ho trovato da nessuna parte una strategia per evitare che la nebbia si riempie di insetti. Io invece l'avevo detto, quindi prendevo ancora più. Ma queste non sono, guarda come sono grosse. Ma alcune specie, penso, non so, un tipo una ventricosa chiusa. È vero che è più semplice lavare e pulire una figlia del genere rispetto a quello della leucofila, perché la leucofila si stringe sì, molto certo, in fondo. Però lì dentro c'è sempre stato un insetto decomposto, tutto quel che passa è grassa, non credo che loro ci facciano problemi, però se no però anche questa foto che ce l'ho messa da parte anche da tanti anni fa, mi è sempre piaciuta tantissimo, una curiosità che faccio vedere. Potremmo provare noi a cuocere. Però vado a prendere quelle chiuse. Ok, passo all'olivula, anche se so che Alessandro vi ha già fatto dei racconti notevoli sull'olivula. Non solo viveva con l'olivula, con il quindi avrete, non l'hai portato a prendere l'olivula? No, non l'hai bianco. Non ce l'hai più? Era un piacere in inverno, c'è troppo umidità. Non è quanto serve il momento di vedere. È bella areggiata, è tutta, sì, le piante grasse. No, non più, ma le ho trattate. Sì, sì. Ah, ok. Ho vinto io. Ho vinto il negozio botanico. Sono in genere una serva. Ah, ok. Ok, va bene, come vi ha raccontato sicuramente Alessandro, se l'avete ascoltato parlare, il genere Olivula comprende due sole specie definite protocarnivore, in quanto si è studiato che sono in grado di catturare gli insetti, ma pare non producano enzimi digestivi in grado di demolire la preda e poi riassorbirne i nutrimenti. Sono piante originarie del Sudafrica, non so del Sudafrica, non so cosa dire, che tu possa aver già detto. Ma non è qui, qua c'è una ce l'ho fatto due anni fa. Ok, perfetto. Poi non ci ho fatto vedere il film. Originaria del sud-ovest della nazione Sudafrica, quindi sulla punta estrema del Sudafrica, vivono queste due specie di piante appiccicosissime, hanno una resina veramente molto 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 appiccicosa, molto diversa da quella delle drosero di Gibbs che possiamo toccare, che avete portato in esposizione. È proprio una resina, a me è capitato una volta di farci finire dentro i capelli, avevo la coda, mi sono girata, la coda mi finta nella pianta, ho dovuto lavare i capelli perché non riuscivo a... Addirittura una cosa che resiste anche sulla trappola secca, sulla foglia secca praticamente. Anche sulla foglia secca, infatti una volta mi è morto un ramo molto molto lungo, l'ho tagliato come feticcio da conservare, l'ho alto più di un metro, e ancora la foglia è rimasta dopo mesi appiccicosissima. Sì, è tremenda. Quindi la rolidula si avvale di due insetti che sono due eterotteri del genere Pameridea, come potete leggere in alto sulla slide, che convivono con questa specie di pianta protocarnivora. Questa è la foto dell'insetto. Le zampe della Pameridea sono sicuramente molto più lunghe dei peli adesivi che ricoprono la pianta, quindi la Pameridea ci passeggia e ci cammina sopra senza remore. In più pare che le zampe siano ricoperte da una superficie cerosa. Questa superficie cerosa aiuta l'animale a non rimanere invischiato nelle gocce di colla. Yes. Anche il corpo? Io so le zampe, anche il corpo, anche la parte basso del corpo. È tutto a un layer di tutto grasso, dicevo io. Io ho letto cera. Cera? Sì, una cera. Cioè, roba polare che praticamente non però io qui uso ancora il termine pare, perché dove ho letto si usa il termine sembra che,
non è certo, tu l'hai letto per certo. Io ho visto un documento, diciamo, per vedere il, diciamo, il profilo degli stati che ha un insetto normale, una mosca, una sezione proprio semplificata degli stati che hanno una mosca, ad esempio, la un'idea, no? Questo strato di grasso, praticamente, o si diceva, che praticamente riduceva la possibilità di aderire. Quindi cioè, cosa perché è inspiegabile, ovviamente, perché questa viola che ci va sopra, come diceva, ho visto anche immagini di piccoli uccellini, di passeri, passeri folli in Sudafrica. Quindi la Camaridea, quindi questo eteroptero, si muove agevolmente senza problemi sulla pianta. La pianta si riempie, anche le mie coltivazioni, diventa tutta nera e piena di insetti catturati dalla pianta, non riesce a demolirli, le Camaridee vanno in giro sulle due specie di Rorigula, si nutrono degli insetti e anche loro dovranno fare i loro bisogni, quindi le deiezioni fungono da concime fogliare per la pianta. A causa proprio di, grazie a questa colla così forte, così resinosa e appiccicosa della Rorigula, come ha detto anche Alessandro, riescono a catturare insetti e animali anche abbastanza grandi, come abbiamo detto, piccoli volatili. Allora, sulla Rorigula borgognas, che è la prima specie, la Rorigula dentata, vive la Camaridea che si chiama Rorigule. Invece, sulla Rorigula dentata, invece vive solo Camaridea marlotti, facendo pinguicula. Camaridea marlotti, quindi sono due specie di cui una fortemente specializzata a vivere solo e esclusivamente su una delle due Rorigule, quindi si crea proprio una coesione, una coesistenza strettamente molto molto forte. A questo punto faccio una domanda: le mie Rorigule sono enormi e io non ho mai avuto Camaridea. Stando a Dio, fioriscono la grande, segna la grande. No, grazie che che mi ha detto anche ieri, non sono della collezione, è che tu hai fatto bene di potergli dare in inverno un secco. Ok, però lascia parte. Stare, in Sudafrica hanno la loro condizione ideale perfetta. Quindi non è per così secco, Daniele è venuto a casa mia, quando è venuto Daniele in autunno, quando mi ha portato la sua secco. Il secco non c'è, la temperatura minima più alta per la serra riscaldata. Sì. Cioè, però voi non avete il problema, poi vedevo in inverno cominciano a partire le muffe sugli apici e basta. E noi abbiamo molta ventilazione, temperatura minima di 8 gradi. 8? 6 gradi. Ma avete tanta nebbia? Sì. Tanta nebbia Alessandria. Cioè, no, così. Cioè, non c'è molta. Noi mangiamo pane e nebbia. No, forse non è vero, però. Lui diceva che era molto più secca, mi diceva. Beh, aspetta, la serra di Daniele era un tunnel su terra battuta. Sì, è come la mia. Ok, quindi da terra io ho piastrella. Cioè, su terra battuta viene solamente lungo, si vede lungo. Ma voi non dovete mica mettere un, diciamo, un ventilatore, una roba per rumore? Esatto, sì. Un ventilatore anche. Sì, ma quando era per le case che facevo tutte perché te le camminole, però da quando mi è trattato, praticamente, il ventilatore gira costantemente, quindi non c'è molto, cioè c'è umidità ma c'è molto, non c'è estero d'aria. Perché io l'unica volta che ho fatto passare l'annata è stata quando appunto tutte in casa con sulle Camaridee, però avevo un impiantino di ventilatori, quelli del computer davanti con un timer, quindi tipo un ora partivano di notte. Ma io dava fastidio agli insetti. A lui magari, cioè il fondo letto. No, quello è un problema, perché loro, cioè comunque anche se cavano poi tendono a risalire, perché non sono grandi volatili. No. Però prova adesso. Mi piacerebbe avere. Cos'è da Carlo o chi è? Carlo, la nostra stagione, gli ho chiesti. O da Maurizio. E Maurizio di una scatolina ti dà. Io solito faccio il ginecologo, come un maschio. No, certo sì. Mi chiedono sempre come c'è la coppia maschio e femmina, io vado a vedere lì, dico quella sinistra o maschio. Si vede che in fondo sì, c'è una cosa che abbiamo. È un sessista.
Però per esempio prima scavo te lo vende con la pianta. Sì, ma se tu chiedi a Maurizio. Ma a tutte le davano l'anno scorso. Ma io non l'ho visto l'anno scorso. Ah, vai là, ti dà appena scattato del mulino, oppure se hai una rovintura tu, che vuoi portarla, la porti, non è trasportabile. Non si può portare una macchina? No, una più piccola, se è una più piccola. No. E allora, cosa più piccola? Io l'ho spedita, l'ho spedita. Ah, fantastico, grazie. Comunque sì, il concetto è che le mie rovinture stanno alla stragrande senza il senso. E tutti mi chiedono com'è possibile. È possibile. Non è possibile? No. Che torbe ci usi? Torba e sabbia. E basta. Torba e perlini, torba e sabbia. Sì, sì. Oltretutto quest'anno le ho volute rinvasare, che sono alte, vanno sul sito della serra, adesso quando comincio ad andare in orizzontale, sì, ho dovuto continuare a tagliare. Per due mesi? Sono sul bancale. Ah. Quanto saranno due mesi? Un metro d'anno. No. Si arrangiano un metro d'anno. La dentata adesso. Allora vuol dire che qualcosa assolvono anche tutti. Infatti io ci ho si raggia con la fotosintesi. Esatto. E ho detto le rinvaso perché insomma sono molto grandi, cominciano a spogliarsi da sotto. A me non piace, mi piace vederle belle e rigogliose. L'ho fatto, ma mi sono detto potevo risparmiare, un apparato radicale che è veramente. Sì, microscopico. Mi sono detto ho occupato spazio per niente, vabbè, sono un po' più stabile adesso. Però non ho proprio un apparato radicale filamentoso. Praticamente. Come le vende? Esatto. Quindi va bene, queste sono i due terotteri, queste cameridee che vivono e concimano la rovidula. Una cosa interessante è che le neanidi di questi due terotteri, scusate, quindi i piccoli di questo insetto, trovano rifugio all'interno del fiore. Si nascondono nel fiore che si chiude e si riapre. E questo contribuisce all'impollinazione della rovidula, quindi l'insettino muovendosi all'interno del fiore contribuisce all'autoimpollinazione dei fiori della rovidula, che secondo me sono bellissimi. Tu hai avuto questa esperienza? E non avendo un insetto, purtroppo no, sono io l'insetto. Io ho avuto la rovidula per un po' con gli insetti, e c'erano gli anni, mi ricordo che stavano nei fiori, e sono riuscito a avere i segni. Poi è successo un fattaccio di cui il mio ergonio mio non è colpa mia, praticamente in un orto botanico sono passati disinfestatori, non lo sapevo, quelle zanzare. Parlo. E ho perso la popolazione di Pameridea e da allora non vedo molti fiori. Cioè, non ho fatto più sé. Ah, sì. Però la pianta è tutto lo stesso, come dicevi tu. Cioè, è andata avanti bene lo stesso, poi è morta per altri fattori, ma sicuramente ho letto anche probabilmente comunque con la. Assorbimento fogliare riescono a ottenere qualcosa dalla ricostruzione delle prese. Sì, devo dire che è un massiccio. Un'altra mia idea è che io ho un vaso circa di queste dimensioni, no? Comunque l'area del vaso è questa. La pianta tende a crescere molto alta e si allarga un po'. Però cosa cade sul substrato? È un schifo l'intorno, ne beneficiano tutte le mie altre doselle, sì, 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 sotto, sì, perché ne beneficiano la grande. Casca di tutto, secondo me quello che casca sul terriccio, anche se questo apparato radicale è ridicolo, qualcosa farà. Diciamo che la idea forse darebbe un marcio in più alle piante. Allora non è più bene, lo farò comunque alla serra. Ovviamente abbassiamo lo sofà. Però non prende con luce. Però ecco, comunque forse è ancora più importante per la fecondazione dei fiori. Esatto, io sono l'insetto in questo caso, tutti i giorni d'inverno vado lì. Cioè, ti faccio vedere alcuni filmati che ho fatto su quelle che abbiamo detto. Sì, volentieri, ce l'hai qua? Sì, allora ce l'hai. Okay. Okay. Grazie, scusa. Parliamo di Sarracenia. Genere Sarracenia è sempre una pianta con la trappola da ciglio. Bellissime, le ha portate, ho visto anche Alessandro, ho fatto con due o tre saracenioni in mano, sono originarie del Nord America, in zone tendenzialmente paludose. Come ho detto, cattura gli insetti grazie agli ascidi, qualche rana coraggiosa si appoggia all'apertura, all'imboccatura della trappola, in attesa appunto che la saracenia, qui si vede anche il netto, le goccine, e qualche insetto arrivi per essere preda della sarracenia
la ranette lì apre la bocca e si mangia l'insetto. Naturalmente anche la rana in quella posizione con le sue deiezioni concima la pianta. Siamo di fronte a un mutualismo, ci tengo a sottolineare che non è però un mutualismo necessario per la nostra saracenia. È una situazione che capita abbastanza raramente anche in natura, però trovo che sia molto bella. Tra l'altro questa foto che frequentemente è stata pubblicata in questi giorni su Facebook da un coltivatore, Christian De Palmas, a cui ho chiesto se potevo usare questa foto perché trovo che sia bellissima. La rana sembra quasi ubriaca, sembra che abbia mangiato un banchetto di nozze e stia lì in attesa. Comoda. Sì, questo è un altro caso. Ripeto, non è un mutualismo stretto, commensalismo neanche stretto, proprio perché nessuna delle due specie ha bisogno l'una dell'altra. Pare che l'orindula, anche se le sequenze di coltivazione sono diverse, abbia bisogno della commonidea. Questo è un caso, ogni tanto si ritrova una rana, tra virgolette rana, quindi è un po' più generica, all'interno di saracenia e anche di bianfora. Simpatico, alcuni rami tessono le ragnatele sulle aperture degli ascidi, oppure proprio all'interno del gruppo della rosetta di ascidi di saracenia. I rami tessono la tela, nuovamente gli insetti che vengono attirati dalla saracenia finiscono nella ragnatela del ragno e il ragno se ne nutre. Vedete, questo è proprio l'imboccatura di questa saracenia, non passa nulla, finché c'è la ragnatela è tutto per il ragno. In questo caso non c'è nessun vantaggio per la saracenia. Ho voluto inserire un caso carino, simpatico, ogni tanto qualche preda, questa è veramente una preda, esula dal discorso di commensalismo e di mutualismo, qualche preda riesce a ritagliarsi un buco, questa è una saracenia, e a fuggire. In Serra da me spesso trovo dei buchetti, infatti sembrano da giotto, perfettamente circolari, e qualche preda è riuscita a fuggire. E quindi si tenta la fuga. Ok, se non avete domande da farmi vado avanti. Ah, che c'è a proposito delle rane, no? C'è Emanuele Vinci, il presentatore di quella gara, che è amante di rane, rane tropicali, che una volta mi aveva contattato perché ha trovato un Borneo, ma è andato a fare quello, un anno fa è andato in modo a fare quello. Però non con le rane, lui ha un diosagma, lui l'ha fatto col granchio. Sì. Lui ha un terrario con il diosagma e la ripresa San Paolo. Ah, l'ha fatto col granchio? Sì, l'ha fatto col granchio. Allora, non con la rana, ma col granchio, sì. Ho mandato alcune foto, sono veramente carine. Ah, ok. Però da un altro che ho sentito, detto, non ho ancora visto una volta il granchio spontaneamente dentro la trappola. È una cosa veramente carina, ma facendo poi qualche ricerca per approfondire questa chiacchierata, questa slide, ho trovato per esempio su come si chiama questo social network, tutti buttano su poco, non Instagram, un altro social network. Fotobuche. Sì, una roba così, ma si trovano tantissimi che chiamano paludali, noi li chiamiamo terrari, che sono tutti così per le ventes, ma paludali con. Prego. Prego. Prego, prego. Ciao. Paludali di Mendes Ampullari e Giosarma. Scrivi su Google Ampullari e Giosarma e trovi la mente. Ah, quindi è una cosa. Sì, sì. Infatti io sarei quasi tentata. Io l'ho appena preso Ampullari. Sì. Appena cresce. Io ce l'ho, ma in terrario mi cresce molto lunga anziché. È perché fila. Anziché come. Ma io ce l'ho fuori, ci sia. Sì, è un'idea molto carina secondo me. E le scene normali per gli usanti si trovano abbastanza facilmente, basta andare a vedere una bella una rete. Sì, però la tenevo sotto l'acero quando mi facevo il sotto solo che è l'inverno, poi è molto perché non ho le condizioni da tenere. Non so come riesco a tenere quella sopravviva, mi lascio. No, l'inverno è un sala con riscaldamento a pavimento e lì ne pulite ogni giorno e sopravviva. Me l'ha regalata mio figlio e ce l'ho, però non ho le condizioni di ottenerlo. C'era Mario Beretta che l'inverno la metteva dentro la finestra della
piuttosto che lasciarla morire all'aperto, fai il tentativo di metterla dietro una finestra. Ma non teneva fuori? Vabbè, era assurdo, Ma sì, aveva piaga, ma messa tipo quando mi ritava messo fuori, non so se era un inermis o una giambani, che ricordo. No, comunque io sto pure le logo le metto dietro la finestra. Sì. Perché se tu le logo sono 10-15 gradi, cioè 10 gradi non vogliono. La pulana si aperta, mi ha voluto sotto i 15 non metto. Poi non so, magari. No, dentro casa, dietro dentro casa. Quindi provaci piuttosto che farlo morire, tentarlo a nuocere. Però stavo pensando un attimo al granchio nel terrario che non è mai entrato nell'archivio. Non l'ho mai visto entrare? No, probabilmente, perché ci sono questi granchi che vivono in simbiosi con questa pianta e con quella terminata attorno. Sì. Magari a 5 km da lì ci sono gli stessi granchi, ma non hanno mai visto quella pianta. Sono due specie di granchi. Per cui non sanno che invece possono avere le condizioni ottimali per loro. Beh, dovrebbe essere... Che io seguo documentari, ci sono per esempio una famiglia di orche, un gruppo di orche che si allena sulla spiaggia e va a prendere le foche. Però è solo quella famiglia di orche che lo fa. E negli altri casi non esiste che vanno a allenarsi sulla spiaggia a prendere la preda e portarsela in acqua. Comunque bisogna chiedere a noi, io non ho fatto da qualche mese. È solo così. No, magari sono granchi che vivono magari lì e lo fanno per abitudine o che magari. Stato non c'è la pianta, ma vive il granchio, ma non conosce questa pianta. Può essere, sì, può essere, tutto può essere. Ok, posso andare avanti? Prego. Parliamo adesso di vicella. Può generare vicelle, comunque piante appartenenti alla famiglia delle Martinacee. Io vi ho portato le drupe di vicella e di proboscidea, che sono sempre piante definite protocarnivore, in quanto è dimostrato che riescono a catturare gli insetti, quindi hanno delle foglie che si vedono in questa immagine, e non solo le foglie, anche il frutto, il fiore, estremamente collose, come posso vedere, con questi peletti collosi, attirano un sacco di piccoli, molti piccoli insetti come moscerini, piccole formiche, quando la foglia tocca anche il terreno, questa pianta cresce un po' strisciante come una zucchina, però studi confermano che non è in grado di secernere enzimi digestivi per demolire la preda e riassorbire i nutrimenti, come la lorigula. Sono piante che vivono al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, si riempiono veramente di insetti in estate, diventano nere, sono quasi orribili da vedere, eppure non riescono a nutrirsene. Pare vivano, è un pare perché non è così vistoso come la Pameridea, ma è un insetto veramente piccolissimo, Circolectis, che vive sulla foglia della pianta, anche lui si vede che ha delle zampe un po' più lunghe del pelo, quindi non rimane invischiato, si nutre degli insetti mangiati dalla pianta, scusate, catturati dalla pianta, e con le sue deiezioni anche lui concima la pianta stessa. Di questa specie trovo che sia molto bella, questo è il fiore di vicella lutea e quella è la drupa di vicella lutea, che sono quelle che vi ho portato qui a vedere oggi. Questa è vicella lutea, questa è proboscidea parviflora. Hanno queste strutture molto particolari, sono pungenti, si attaccano al pelo degli animali che se le portano in giro e naturalmente allontanano la semina dalla pianta madre, dando così più opportunità sia alla nuova nata che alla pianta stessa. Sono piante molto carine, qualcuno dovreste prendersi i semi, si coltivano i semi. Questa qua no, la proboscidea parviflora non è consulente. Fatti le cose con giallo, si coltivano normale terriccio da gerani, quindi non hanno tutte, non sono noiosette come le piante carnivore. Bagnate, concimate e vengono delle piante. Le ho viste molto lontano di Padova, in quei vasoni enormi. Come dei pomodori. Esatto, si concimano come zucchine. Sì. Una curiosità è che gli indiani nativi d'America, delle zone che vi ho descritto al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, prendono questa parte della drupa, la ammorbidiscono in acqua fino a creare una sorta di diciamo striscetta morbida, quasi sembra una pelle, e con questi ci decorano i cestini. Questo è un cestino fatto con le foglie secche di yucca e la parte nera è proprio
Proboscidea. Proboscidea perché vedete che ha i cornetti, chiamiamoli così, molto più lunghi. Bene. Io ho concluso. Prima di farvi fare le vostre domande vorrei dirvi una cosa, è la prima volta che faccio una conferenza in cui non sono solo io a chiacchierare, quindi mi è piaciuto tantissimo, grazie. È stato uno scambio veramente utile per me, torno a casa arricchita e quindi vi ringrazio. Grazie. Se volete farmi delle domande e se so rispondere, rispondo molto volentieri. No, però è un promemoria. In realtà, allora, detersivo è vista della tesi di mia moglie. Qualche miseria, perché è bella lunga. Allora, come si concima una strategia? No, niente. Per comprare il viaggio io inizio a fare le solite domande per conoscerla un pochino di più, perché Ritter con un sono tante cose da chiedere e ha tanto da insegnarsi. E, anzitutto, da quanto tempo coltivi le piante e quante ne hai? Allora, io ho cominciato a coltivare, a uccidere piante carnivore alla fine degli anni 90. E non possiedo più le mie prime piante, ovviamente, mi ho occupato un sacco perché fino agli anni 90 non c'erano comunque informazioni. Per me esisteva solo Filippo Tassari negli anni 90. A cui fare domande. E, quindi dalla fine degli anni 90. Mi ricordo di due coltivazioni che per mantenere umidità tenevi sotto lo sgabello, come dire. No, non sono io. Non eri tu, però io mi ricordavo di. Ne ho fatte cose, ne ho fatte, ma questo non lo sapevo. C'era molta avventura, molta a quel tempo, sì, non c'era, esatto, diciamo, niente di codificato e quindi praticamente si andava anche per tentativo. Però mi ricordo, dimmi questa volta, sì, hai ragione, questa volta hai ragione. No, mi piaceva partire da lei, sì. Ah, io sempre, sei mi lei, io se posso, sei mi lei. E quello di anche piante più resistenti, più... Che così dice la teoria. Manca la pratica. La pratica, spero sia vera, perché comunque quando sei in una starna d'Allentonia che ferisce dopo 10 anni ci vuole tanto tempo, quindi la speranza è che sia una gran bella pianta. In merito a quante piante coltivo, ne ho circa 300 specie diverse. Sul mio sito c'è l'elenco della mia grow list, che è questo il sito. Se qualcuno avesse piante da scambiare, lì c'è l'elenco, per cui se qualcuno è interessato e dobbiamo scambiare qualcosa lo faccio estremamente volentieri. Ma è difficile scambiare con te, adesso non è che voglio dire, ma bisogna avere qualcosa di interessante. Vabbè, interessante, nel senso, per esempio, io vorrei arricchire la mia coltivazione di Drosera africane. Non ne ho moltissime, la scatolata forse anche una di quelle. Non è africana. Non è africana? Dove è questa scatolata? L'Australia. Anche in Africa, anche in Africa. No. Vedi, non è contigo. No, veramente. Forse è il messaggio che voglio trasmettervi è questo, nel senso, sì, ne ho tante, sono tanti anni che le studio, però ovviamente ho tantissimo ancora da imparare. Che cosa sto consigli? Che cosa sconsigli? No, non sconsiglio niente. No, dal punto di vista che sbagli, bisogna farli. Lo sbaglio è lo sbaglio dell'essere voraci. Essere voraci è l'errore più grande che si può fare. Io, per esempio, nella mia coltivazione da donna matura, perché io sono stata vorace all'inizio, sto introducendo gruppi di piante un pezzo per volta, se mi permettete questa frase. Intendo dire questo. Negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni, ho introdotto nella mia coltivazione le drosere tuberose. Io fino a 7-8 anni fa non avevo drosere tuberose. Sì, le avevo, una drosera tuberosa semplice, una che mi moriva, perché non avevo il tempo di dedicarmi a quel gruppo di piante. Quindi ho passato poi un po' di tempo a leggere, a documentarmi, a capire, a scambiare informazioni e poi ho cominciato a prendere 3 o 4 specie di drosere tuberose.
le ho coltivate per un paio d'anni, ho capito qual era il loro meccanismo e ho capito come inserirlo nella mia vita. Ovviamente la mia vita, intendo da un adulto con il lavoro e tutto, non è una saracenia, no? Non era, se, noi potremmo tutti comprare altre 300 saracenie e farle crescere meraviglioso, 300 cultivo di Dionea, tanto sono tutte uguali e vanno lì avanti. Io avevo proprio il piacere di introdurre gruppi di piante diverse e poi far crescere questo gruppo di piante in termini di numeri di specie. Io trovo che sia un'idea abbastanza vincente, secondo me nella vita da adulta per me ha funzionato. E, per esempio, io non coltivo Drosera peziolaris complex, sono le drosere australiane, perché ho provato per la prima volta l'anno scorso, quest'inverno le ho uccise e quindi ci devo riprovare. Il mio obiettivo sarebbe tra qualche anno avere un bel gruppo di Drosera peziolaris complex, perché sono bellissime, sono meravigliose. E quindi cercherò di introdurle nella mia coltivazione con questa strategia. Comincerò a prendere di nuovo due o tre, adesso che ci sarà il meeting a Mira, ne compro due o tre, ci riprovo per quest'annata, cerco di far passare uno o due anni di coltivazione, di capire le loro esigenze, come incastrarle nella mia vita, nella mia coltivazione, e poi aumenterò. Quindi il mio consiglio, soprattutto ai più giovani, quando chiacchiero con i più giovani, è questo: non essere ingordi. Può essere ingordi, ma anche di Drosera capiense, di produrla da seme, fare talea di foglia, talea di radice, pasticciare con la Drosera capiense se puoi crescere per gruppi. Questa è la mia idea, il mio futuro sono le peziole stomache. E la pianta che preferisci? Oh, che manda di fuoco. Lo so, però per ogni giorno cambio, ogni giorno cambio. Sì, sì, in questo momento. Questo momento sono particolarmente affezionata ovviamente da Rodrigo, perché sta dando delle soddisfazioni immense, immensissime. Faccio fatica a riprodurre le rovigole dai miei semi, quindi devo capire se sbaglio qualcosa, se i miei semi non sono fertili. Parlo di rovigola dentata, gorgoglia svenenata. Sono nate e poi sono morte miseramente. Dentata? No, la gorgoglia. Gorgoglia si nasce. Dai miei semi non riesco a ottenere Drosera la rovigola dentata. Ma quindi quanti sono cresciuti dai semi? Allora, io ho comprato i semi, li ho comprati da Silverini in Sudafrica e l'ho seminata mille volte, ho sbagliato, mi è morto, Renato, no, ho sbagliato un po' di volte, quella che ho adesso è stabile da 7-8 anni. Cioè, alla fine è tutta semplice. Vabbè, cioè, se non mi interessa una rovigola, la prendo. Sì, se posso, però, la mia idea è che comprare una rovigola, per carità, se non la compro da Tomascaro che vive in Germania, può darsi che sia abbastanza adeguata alle vostre esigenze. Ma io sono convinta che morirà l'apice dell'italiano strada in parte. Perché è un tale cambio di condizioni, comunque, da seme della Pinsù. E però i semi della mia rovigola dentata non mi sono mai germinati, a parte che ogni fiore fa tantissimo. Ma fai trattamento col fumo? Non l'ho mai fatto, le ho grattate, le ho tenute. Io sono riuscito a farle nascere e le ho trattate col fumo. Però se da tuoi semi, il mio problema sono i miei semi. Allora, erano semi che mi aveva regalato quel ragazzo di Bergamo, un giovane biondo. Ho capito. Della sua pianta, sì. Erano semi nostrani che erano di un coltivatore vicino a noi e li avevo trattati col fumo di sigaretta. Per quanto tempo? Hai chiamato per periodo di... No, super. Ho trovato qualcuno che sì. Che tipo di sigaretta? E in che modo hai fatto? Praticamente li abbiamo prima inumiditi, poi li abbiamo messi nella garza, quella garza normale. E li abbiamo sottoposti all'effetto del fumo praticamente. Li abbiamo messi in un pentolino e sono stati lì una mezz'oretta, neanche tanto. E poi abbiamo seminato. Nel giro di un mese, 40 giorni sono nati. La gorgoglia? La gorgoglia? No, la dentata era. Dentata sì. Adesso mi sono cominciato con la traccia di Gibrelli con questo evento. Quello ho provato anche con quello, ma quello è già più difficile. Devi imbroccare le dosi e devi capire il metodo giusto per utilizzare. In una condizione in cui la signorina ha fatto tre semi a fiore, non è che io abbia vagonate di semi per sperimentare. Però un altro metodo è quello di scarificare il seme, perché questo è fatto di un grosso filo. Con l'alimenta? A parte che si rompono facilmente. Usa la carta vetro la più fine che trovi. Beh, l'alimenta per le unghie fine. Ah sì, giusto. Questa mi dà più tanto.
sono anche praticamente affezionati questo video a Drosera Reggia. Ah, perché anche Drosera Reggia per me è stata uno scoglio da superare negli anni passati e adesso mi va alla grande, sono veramente contenta. Anche da quella ottieni i semi? È il primo anno che finisce, non lo so. Sto impollinando e non mi apro. Esatto. Ma come fai a tenere la regia? Allora, sono onesta. Io dico che se le radici vanno in fondo, ok, sul fondo del vaso, ovviamente quando la tieni un po' a modo, magari te la tieni, non so, per due giorni sommersa, poi c'è scivolata, così, ma ci sei. Allora, io ho avuto successo da quando ho letto un articolo scritto da Andrea Amici, quindi non è farina del mio sacco, ma farina del sacco del blog di Andrea Amici, il quale, su cui ho letto un consiglio, infatti ho notato come fa Marco, che patisce tantissimo il marciume al colletto, è questo. E quindi io ho adottato la stessa strategia. Poi ha una radice fascicolata. Cioè sono tante radici molto grosse, tante, non tantissime, che partono dal colletto e vanno fino sul fondo del vaso. Esatto. Quindi ci vuole un vaso bello alto. Esatto. Quindi io le tengo un po' a montagnola, così non ho la mia parte superiore è praticamente sempre secca. Ho un vaso molto alto e ho fatto, non chiedermi se utile o non utile, serve o non serve, ho usato il metodo del doppio vaso del Drosophyllum. Mai coltivato Drosophyllum così, perché se no non serve a niente, ma quello con due vasi in coccio mi ha dato ottimi risultati. Ma adesso quanto è alto? Cioè, esempio, il problema è che quello, lei si allunga, no? Beh, le foglie sono... No, lei si allunga, la foglia non cresce tanto in alto, quella di Marco è molto alta. Infatti, perché quando si è allungata, no? Qua è un casino, perché come si va... Però, se tu guardi la mia, sta facendo le radici avventizie da sotto il tronco, ma non si allunga, fa la radice. Dai, quando